Sono nella Rift Valley in Kenya e sto andando a trovare un mio amico che sta portando avanti un progetto pionieristico con una delle specie animali più conosciute in Africa, i babbuini. Ci racconta tutto quando arriviamo. Have a seat. Sante sana. Quindi Joel, qual è il tuo progetto? Okay, Baboon Project is an ecotourism project that visitors come to work with baboons, learn their social structures, learn their behavior, learn their diet, and almost everything that entails baboon about baboons. Okay, so Twente, andiamo. Okay. But yeah, Giuseppe, I have to change from my Maasai attire because baboons will associate me with the Maasai and they won't accept us going close. And they run away. Yeah. Quindi cambiamoci l'abito di scena. Andiamo. Cioè, non ti riconosco. What have you done? Ah, Italian style. Italian style. Yes. Ciao. Italian style. Finalmente abbiamo trovato il branco, è laggiù vicino al fiume. La prima cosa da fare quindi adesso è mettersi questo cappello. In questo modo questo branco non ci percepirà come un pericolo. Questo è una sorta di meccanismo di protezione che Joel ha studiato per evitare che questi animali vengano disturbati da persone che non conoscono questo trucco, magari da estranei malintenzionati. La cosa da fare adesso è fermarsi alla periferia del gruppo, che è laggiù, in modo tale che questi animali si abituino alla nostra presenza, così che poi ci accetteranno nel branco. La cosa assolutamente da evitare a questo punto è guardarli negli occhi, perché guardare negli occhi un babbuino è lanciare un segnale di sfida. E questo non lo vogliamo fare, perché i maschi hanno dei canini lunghi così. Ok, Giuseppe, what's happening? Maybe it's male fighting against each other, maybe intimidating against each other because females that are ovulating, so... Joel mi sta dicendo, è abbastanza evidente, che ci deve essere uno scontro in atto laggiù. Magari due femmine che combattono, magari due maschi che combattono. Adesso gli scontri tra maschi e tra femmine generalmente sembrano molto violenti, molto rumore come si sente, ma poi alla fine tanto fumo e niente arrosto. Ci scappa qualche schiaffo, qualche morso, ma veramente niente di più. Una volta che il litigio si è concluso, i due litiganti, diciamo, si siedono uno di fronte all'altro e si spulciano a vicenda, mettendo in atto un comportamento che scientificamente si chiama grooming, spulciamento reciproco. Ora, il significato più evidente del grooming è l'eliminarsi i parassiti, e questo chiaramente è un vantaggio per tutti e due. Però nel corso dell'evoluzione questo comportamento ha assunto delle valenze molto più interessanti. In certi casi il grooming, lo spulciamento, viene utilizzato come una ricompensa per un favore ricevuto. Per esempio, se due maschi stanno litigando tra di loro e un terzo maschio interviene a favore di uno dei due, come ricompensa avrà un po' di spulciamento. Ora, tra gli uomini, che generalmente non dovrebbero avere le pulci, il grooming non funzionerebbe proprio bene. Però, se ci pensiamo, c'è un comportamento molto simile tra gli esseri umani che ricorda quello dei babbuini, e sono le carezze. The baboons, during different seasons, they adapt different eating habits. Yeah. Like what you can see right now, because there's plenty of plants, there's plenty of grass, yeah. They are plant-based. I babbuini, nonostante che i maschi abbiano questi lunghissimi canini fino a 5 cm, in realtà sono animali quasi esclusivamente vegetariani. E la dieta poi alla fine dipende anche dalla stagione. Adesso, nella stagione delle piogge, ci sono molti tuberi, molta frutta, molta erba, e quindi la loro dieta evidentemente segue il ciclo stagionale dei vegetali. Durante la stagione secca, invece, quello che succede è tutta l'erba, vi assicuro che praticamente sparisce, e la dieta diventa molto diversa, molto più varia. Possono mangiare insetti, possono mangiare uccelli, anche piccoli mammiferi. Infatti, all'occorrenza, i babbuini possono anche diventare dei predatori, ed è per questo che non sono molto ben visti dalla popolazione Maasai locale, perché delle volte fanno dei raid all'interno dei villaggi per rubare gli agnelli per mangiarseli. Joel mi sta facendo notare che il comportamento di questi babbuini adesso è molto vigile, molto in allerta, perché l'erba è molto alta e quindi può nascondere i predatori, che si possono nascondere appunto e sferrare degli attacchi a sorpresa contro di loro.
Quindi durante la stagione delle piogge tutti gli animali della savana sono estremamente vigili e attenti. Durante invece la stagione secca, quando l'erba sparisce completamente, i babbuini e gli altri animali della savana sono molto più rilassati e molto più facili da avvicinare. We have dominance within the troop. Like the female dominance is quite stable. We have a female that is dominant over the rest, throughout the rest of their life. Nel caso dei maschi le cose sono totalmente diverse e molto più fluide. Molto spesso succede che due maschi infatti si allenino per spodestare i vecchi capi. Però una volta che hanno raggiunto il potere a loro volta, possono essere spodestati da altri due maschi che sono riusciti a fare esattamente la stessa cosa, cioè un'alleanza vincente. Quindi in pratica il babbuino più scaltro, quello che riesce a mettere insieme l'alleanza più funzionale, conquista il potere. E questo mi ricorda qualcuno, forse noi, la nostra specie. Questo paio d'ore che ho passato insieme a Joel a stretto contatto con un gruppo di babbuini selvatici mi ha insegnato moltissime cose sul loro comportamento e sulla loro ecologia. Quello che facciamo adesso, torniamo al campo di ricerca, dove c'è un gruppo di scienziati che da anni studia il comportamento dei leoni della zona, uscendo di notte con la loro macchina cercando di trovarli utilizzando antenne telemetriche e ricetrasmettenti. E vi assicuro che seguire un branco di leoni nel buio della notte è una delle esperienze più eccezionali e memorabili che si possono fare in Africa. Ma questo ve lo racconto la prossima volta, perché questa è un'altra storia.